Siamo in diretta, benvenute, benvenuti, bentrovate, bentrovati. Gabriele, se i miei calcoli non vanno errati, questo è l'episodio 952 di Semio Boomer. No, sto scherzando, non così tanti, ma è l'episodio 20 se consideriamo la totalità di Semio Boomer dal primo lockdown a questo secondo paralockdown.
E lo facciamo oggi ospitando, lo vedete nel centro dello schermo, con grande piacere, Tarcisio Lancioni. Buonasera, Tarcisio. Ciao, buonasera, grazie Buonasera. dell'invito. Vedete anche vicino Tarcisio, lui non lo vede, la copertina di questo voluminoso volume, inseguiremo ancora unicorni, alterità immaginate, dinamiche culturali. Che abbiamo anche di carta, sia io che Gabriele, per gentilissima concessione di Tarcisio e dell'editore Mimesis. Ci inchiniamo sempre quando citiamo gli editori perché, insomma, è una captatio benevolentiae molto grossolana. Dicevo un volume voluminoso, ma anche molto bello. Lo dicevo prima, off-camera Tarcisio, sin dalla copertina, cioè questo volume si presta perfettamente a essere un ottimo regalo di Natale. Questa è una, diciamo, una cafonata un po' paratelevisiva, potrebbe sembrare, ma in realtà ha senso. C'è anche un lavoro di neuromarketing dietro, secondo me, perché la copertina, vedete, è un po' rossa, c'è questa immagine un po' fumettosa che richiama anche una dimensione un po' giocattolesca, un po' ludica, ed è un volume anche al suo interno, in realtà, allo stesso tempo molto tecnico, che discute alcuni aspetti tecnici molto precisi, che sono quelli di interesse un po' di Tarcisio Lancioni. Ma lo fa lavorando su testi svariati che hanno a che fare però quasi sempre con un qualche tipo di dimensione visiva, soprattutto cinematografica. Questa è la cosa che interessa più a me, ma non solo. Che, naturalmente l'immagine in copertina ci fa vedere questa rappresentazione di King Kong, che sarà uno dei protagonisti del volume. Il volume raccoglie tutta una serie di lavori fatti in passato da Tarcisio. Riadattati diciamo, per diventare una monografia, e già questo è interessante perché comunque si rileva di una certa coerenza tematico-teoretica nel percorso di ricerca di questi ultimi anni del nostro ospite. Non mi dilungo ulteriormente, ma già ci sarebbero le premesse secondo me per una domanda qui, ma attendiamo perché lasciamo invece a Gabriele l'onere e l'onore di presentare ulteriormente l'ospite. Ciao a tutti, ringrazio tantissimo Tarcisio che ha accettato di essere nostro ospite. Io in realtà non vorrei ripetere troppo quello che hai già detto tu, Bruno, molto bene. Il libro è veramente gustoso. Un aggettivo che mi piace utilizzare per il libro, ma anche per Tarcisio, è che è elegante. È un libro molto elegante. Tratta di una serie di forme testuali molto diverse, ma appunto con questo filo rosso che è l'esplorazione del tema dell'alterità sostanzialmente, dell'altro, di quello che Lotman, come dice Tarcisio fin dalle prime pagine, chiama straniero. E quindi, appunto, è un libro che parla di una serie di problemi fondativi in realtà, soprattutto se pensiamo a qual è la concezione di identità che la semiotica propone, cioè sempre relazionale, ma soprattutto in senso stretto, in termini linguistici, insomma, differenziale. Quindi si parla di autorappresentazione, di immaginazione in senso tecnico e ovviamente di traduzione, o meglio di transduzione, come direbbero tutta una serie di autori che Tarcisio cita fino ad arrivare a Paolo Fabbri, che di questo si era occupato moltissimo. Quindi il problema dell'incontro con l'altro, questo altro che è il nuovo, quindi l'ornitorinco di Eco, gli unicorni che Tarcisio ha inserito nel titolo citando sostanzialmente un remix, insomma, di Maurizio Bettini che rintroduce un testo classico di Omar Calabrese, quindi vedete che la rete intertestuale già è ricchissima. Io non aggiungo altro e parto con le domande perché sennò ci rimproverano dalla regia che parliamo troppo, anche perché non abbiamo fatto parlare Tarcisio finora. Ecco, quando io ho capito che questo libro dal titolo affascinante è già pieno di microindizi su come questo tema tu lo andrai a declinare, no? Spieghi perché utilizzi ancora, insomma, è tutto motivato, è tutto significante all'interno del titolo. Quando ho capito che questo libro parlava dell'alterità dell'altro, ho pensato un attimo a quali erano i riferimenti classici della semiotica su questo tema e in realtà non me ne sono venuti tantissimi in testa, cioè forse un po' per la deformazione testualista diciamo, dell'approccio che possiamo definire standard o mainstream della semiotica, il tema è stato sempre declinato, o spesso declinato per esempio da un punto di vista letterario, da un punto di vista dell'analisi dei testi, però non ha mai
forse non ha mai fatto il salto di entrare proprio nel discorso antropologico in senso stretto. A me sono venuti in testa alcuni testi classici su questo argomento di Todorov, e poi ho pensato a certi lavori che ha fatto il gruppo di Bari, di Ponzio. Non mi è venuto immediatamente, così in maniera istintiva, troppo di altro in testa. Quindi ti volevo chiedere, come mai questo tema così fondativo, perché se parliamo di alterità parliamo di identità inevitabilmente, è tutto sommato in una posizione così un po' difficile, no? All'interno degli studi semiotici? Che cosa ci puoi dire su questa cosa? Oh, che bella domanda, difficile per cominciare, come dire, la domanda sullo scenario. Ma qualche lavoro di semiotica c'è che ha tematizzato esplicitamente l'alterità, mi vengono in mente soprattutto i lavori di Landowski. Présence de l'autre è un libro in qualche modo che cerca di fare i conti con il modo in cui identità diverse riescono a mettersi in confronto e in dialogo in qualche modo, oppure, come tu hai detto, dentro tutta la tradizione lottmanniana l'alterità acquisisce un ruolo molto molto importante. Non è possibile immaginare una cultura che sia una cultura in movimento, che sia una cultura dinamica, senza lo straniero che entra in gioco e in qualche modo dinamizza le nostre pratiche semiotiche, dunque i nostri modi di stare al mondo, visto che fondamentalmente per noi la semiotica allargata, questo è l'insieme delle interfacce che costruiscono il nostro rapporto con l'altro e con l'ambiente. Una tematizzazione esplicita, però forse è vero, non c'è, e anche per quel che mi riguarda è una tematizzazione in seconda battuta. A un certo punto mi sono reso conto che questo era il problema che mi tormentava attraverso tutti questi scritti quando mi occupavo di cose completamente diverse, e all'apparenza lontane da questo, perché molto spesso, appena si cita come provo a dire nell'introduzione, appena si cita il problema dell'alterità, si pensa all'attualità. Il problema dell'alterità è un problema di attualità, scottantissimo ovviamente, quindi il problema del confronto fra culture, fra religioni, fra visioni del mondo, eccetera. Mentre mi sembrava interessante, scoprire in quello che stavo facendo che c'era una continua riflessione su questo che non partiva però dal dramma dell'alterità quotidiana, del confronto quotidiano con l'alterità, ma con gli immaginari che dell'alterità la nostra cultura si è costruita. E il fatto che in qualche modo ovunque ci voltiamo, anche nei testi all'apparenza più leggeri, più di intrattenimento e così via, il problema ricompare. E mi sembrava cosa molto interessante che tutte queste rappresentazioni dell'alterità si portassero dietro fondamentalmente teorie dell'altro e dunque teorie di che chi l'altro sia e di come sia opportuno o meno confrontarsi con esso e con questo le tante strategie di messa in discorso, di figurativizzazione di queste alterità. E allora sono diventati luoghi dell'alterità, sono diventati dispositivi di modulazione del rapporto con l'altro, sono diventate le figure che spesso diventano mostruose dell'alterità, costruite appunto per differenza. E con questo, come dire, poi che tocca un po' la questione filosofica. Che cede in qualche modo, ci gira intorno il libro, c'è un rifiuto di affrontarla direttamente, a un certo punto viene anche nominata, ma è quella fondamentalmente del paradosso dell'indicibilità dell'altro, perché se l'altro è altro radicalmente, come faccio a metterlo in discorso, secondo quali criteri e quali strumenti? E allora si mettono in moto i grandi processi della negatività. Lì si apriva un capitolo sul quale mi sono fermato, non c'è ed è un
un po' perché non me la sentivo letteralmente di affrontarlo, che è quello dell'altro per l'eccellenza che è Dio. Questione, come dire, molto più rilevante per il vostro gruppo torinese che su questo tema, come dire, ha lavorato tantissimo, ma in qualche modo il problema della rappresentazione di Dio è il problema fondamentale della rappresentazione dell'altro che attraversa tutta quanta la nostra cultura e in cui per me la vetta più alta, quella assolutamente poetica, è quella del Meister Eckhart e della dialettica negativa, per l'appunto il tentativo di una definizione puramente negativa della divinità. Che in qualche modo però, come dire, sembra blasfemo perché, come dire, arrivare a Dio partendo da King Kong, in qualche modo sembra, ecco, il solito semiologo che mette insieme, come diceva Omar, appunto, Paperino e Aristotele, tutti quanti si mettono a ridere. Questo è Bello. ancora più alto. Se lasciare a Paperino e Aristotele, qua arriviamo anche più su, insomma, nel gioco. Fra l'altro il tema di Dio, sì, è in qualche modo un tema, il tema ultimo dell'indicibilità, se vogliamo, che è uno di queste sottotracce che animano questo libro. Prima di andare nelle sottotracce, rimarrei sulle sovrattracce, però, perché appunto tu parlavi del problema della messa in discorso dell'alterità o della discorsivizzazione, ma nel libro usi spesso una locuzione interessante, soprattutto perché è una locuzione che non è altrimenti tanto usata, cioè quella di apparato di cattura, che io ho trovato particolarmente pertinente e sulla quale magari ti chiederei di dirci qualcosa in più, perché premetto, nel momento in cui se ne parla in termini cinematografici, come spesso fai, chiaramente, come tu fra l'altro dici, può esserci il rischio che in qualche modo venga anche svilita nella misura in cui si va a confondere con l'idea della macchina da presa, eccetera, però in realtà questa idea è molto più potente, da un punto di vista semiotico. Ti chiederei quindi di spiegarci un po' questa cosa, se ti va. E magari di come tu la associ poi a quella che è sostanzialmente una teoria semiotica dei mostri. Lo hai detto en passant prima, ma è quello che tu costruisci, no? Una teoria semiotica dei mostri, subspecie teratologica, direi. Tu dici proprio che la teratologia è sostanzialmente una disciplina semiotica, e questo è un dato molto pacifico per noi semiotici, perché la teratologia è la disciplina che studia le differenze da un punto di vista biologico, le malformazioni. E quindi per noi è assolutamente pacifico, ma così può non essere per un lettore che non abbia, diciamo, le nostre competenze. Dunque, l'idea di apparato di cattura, che in origine doveva essere il titolo del libro, se non fosse stata, come dire, anche questa una citazione diretta di un capitolo, perché è un'idea letteralmente rubata di sana pianta a Deleuze e Certo. Guattari, da Mille Piani, da Mille Plateau, e da un contesto d'uso che io trovavo molto affascinante, molto interessante per tutta una serie di motivi, perché, e innanzitutto perché ci aiuta a pensare i nostri strumenti semiotici in un modo processuale e dinamico, di accentuare la dimensione processuale e dinamica delle nostre idee semiotiche sulla traduzione. Il contesto in cui Deleuze e Guattari introducono il concetto di apparato di cattura è quello di una teoria politica, della revisione di una teoria della storia politica, in cui loro riprendono alcune idee di un antropologo che è Pierre Clastres, e le mettono a confronto con, anche lì in un cortocircuito interessante, con le idee di Domezil sulla sovranità europea. E l'idea di fondo è che ad essere discutibile è la nostra concezione di una storia in qualche modo lineare in cui prima ci sono dei fenomeni specifici che poi evolvono e si trasformano in qualcosa d'altro. Il contesto è proprio quello della nascita delle città-stato e della loro trasformazione progressiva in stati. Quindi teoria politica, antropologia politica. L'idea forte di Deleuze e di Clastres,
prima è che in realtà affinché le città-stato potessero esistere, lo Stato doveva già esserci e viceversa. Non è possibile pensarle in successione, ma è necessario pensarle in tensione. E che il rapporto fra queste sia sempre un rapporto di carattere traduttivo, ovvero non c'è un prima e un dopo, ma c'è in un gioco di tensioni qualcosa che si appropria dell'altro. Ma questa appropriazione è quello che nel gioco, come dire, nel lessico classico di Deleuze e Guattari, è quello che lavora processi di codifica e decodifica. Per l'appunto, laddove i concetti non sono quelli strettamente che noi intenderemo con la teoria dei codici semiotica, perché la decodificazione non ha a che fare con l'interpretazione, ma ha a che fare con la cancellazione di un codice. Quindi decodificare significa togliere un codice interpretativo per sovrapporgli un altro codice, sempre con il lessico, come dire, delesiano. È l'idea di fenomeni striati e di fenomeni lisci. I fenomeni di cui l'uomo si appropria diventano fenomeni striati, laddove la striatura è il fatto che vengono presi dentro una dinamica semiotica e quindi vengono resi dicibili, comprensibili attraverso la sottomissione ad un apparato semiotico, per l'appunto. E l'apparato di cattura è per l'appunto questa idea semiotica. Deleuze e Guattari scrivono apparato di cattura è la macchina semiotica per eccellenza, ovvero la necessità di semiotizzazione dei fenomeni. Ma questi fenomeni, una volta semiotizzati, per continuare ad essere produttivi e vissuti, devono essere desemiotizzati e risemiotizzati in un sistema diverso. Allora, il gioco del rapporto con l'altro è quello di sottrarre sempre qualcuno ad una dimensione in cui ha già un senso, per attribuirgli un senso altro, diverso. Allora, l'apparato di cattura è questo gioco di traduzione continuo che costituirebbe un po' la dinamica fondamentale delle culture in cui ci si appropria di fenomeni altri, che sono nuovi per noi, ma che in realtà avevano una loro esistenza in un loro sistema dal quale vengono separati per essere ripensati, ricostruiti, ridetti in un sistema diverso. Dunque è un gioco di trasposizioni continue. Ecco, questa era un po' l'idea di abborracciata adesso di Per apparato di niente. cattura che Il problema riprende. subentra quando questa alterità non è più un'alterità fenomenologicamente situata, quindi il popolo esotico che comunque c'è, ma è un'alterità in quanto tale, King Kong, la scimmia, lo scimmione che rappresenta un'alterità in quanto tale, cioè direi che è lì che andiamo per costruire una teoria dei mostri, credo. E da lì riparto, a me, come dire, film che amo moltissimo perché trovo che sia un grande, come si diceva nella scuola di ricerca del gruppo di semiotico sulle arti e i linguaggi, la scuola di Louis Marin, di Hubert Amiche, di Omar, poi in qualche modo un grande oggetto teorico. Un grande oggetto teorico perché nel momento in cui è un prodotto di cassetta, assolutamente, non è sicuramente un film di riflessione metateorica sul cinema. Contemporaneamente si tiene dentro implicite una quantità di teorie sulla ripresa, sulla rappresentazione, sul modo di rendere l'identità che ha una densità incredibile. Allora, King Kong, che come dire, è questo qualcosa che nel film originale, almeno nella versione degli anni 30, è un fenomeno indicibile, letteralmente, appunto questo gioco del neutro invece questa cosa che faccio nella scienza dei mostri fra la mostrificazione per complessità. Noi siamo abituati a rappresentarci in mostri mettendo insieme pezzi di cose che conosciamo. Sì. È il nostro modo di concepire i mostri, di raffigurarli. E qui invece c'è questa idea che il mostro vero sia qualcosa che è né. Quindi non è la somma di qualcosa, ma è una sorta di vuoto, di buco che sta dentro le nostre conoscenze e che si colloca in questo abisso in cui noi non abbiamo nulla da poter dire. Quindi qualcosa che abita letteralmente il confine, ma non un confine spaziale, il confine fra le categorie.
fra le categorie in cui, attraverso cui noi organizziamo il mondo. Per cui il mostro abita questo spazio del neutro, questo spazio dell'indicibile. Rispetto al quale, appunto, quando questo si presenta, quando lo si va a cercare, come nel film, bisogna inventarsi delle strategie per poi poterlo dire. Il regista la fa molto facile, dice, vabbè, se non vuole farsi in qualche modo, dire, ci basterà filmarlo. Quindi la macchina fotografica e quel gatto, appunto, che annunciavo prima, passa a salutare. L'indicibile che emerge, no? Si parla di mostri e lui compare. Scusate, mi fa perdere anche il filo del discorso, giusto appunto, comincio a spalletto intorno. Stavi menzionando alcune delle mie pagine personalmente preferite, cioè appunto la complessificazione, il nene, erano dei passaggi che mi erano molto piaciuti, quindi sono contento che li hai menzionati. Ed è appunto sì, in questo gioco, l'idea lì, presentata semplicemente al regista, si va lì con una macchina da presa ed è tutto risolto. Qualunque cosa sia, di fronte allo sguardo della macchina fotografica, non può, della macchina da ripresa, non può sottrarsi. Cosa che invece per l'appunto implica un lavoro che non è quello della ripresa fotografica, ma è della costruzione di un fenomeno completamente nuovo, per cui non basta riprenderlo, c'è bisogno di dargliela un'identità, altrimenti rimarrebbe un fenomeno appunto indicibile. E lì entra tutto il gioco, per carità, non raffinato, in cui basta una fiaba, una vecchia fiaba, ma quella vecchia fiaba è un modo di dare senso a questa mostruosità, uno dei modi di dare senso a questa mostruosità. Io ho trovato molto bello che a partire da questo, la gran quantità di sequel, remake di remake, rinizi e nuovi progetti che propongono di ricominciare da zero, tutta quanta la saga e quant'altro, non riuscissero a sottrarsi da questo problema della costruzione comunque di un'identità del mostro per la nostra cultura. Io andrei avanti molto a lungo, Gabriele, ma se vuoi magari ti do spazio ai tuoi interessi, anche se non vorrei. Grazie Bruno, sei sempre magnanimo. In realtà prima di entrare a gamba tesa nei miei interessi, perché ho in testa almeno due cose molto specifiche su due casi di studio che sono inseriti nel libro che ti chiederò, però ti vorrei chiedere ti vorrei stuzzicare un altro poco su una questione che attraversa tutto il libro, che è una questione teorica e che lo informa tutto nel percorso che tu fai di disimplicazione. Semplificando un poco, delle diverse figure dell'alterità che vanno dall'esterno, anche fisico, geografico, totale, fino all'alterità che poi che scopriamo di essere a nostra volta come soggetti, che è proprio la conclusione del libro sostanzialmente, e che ha a che fare con l'idea. Come dire, la ricerca dell'unicorno è sostanzialmente classicamente semiotica questa cosa, no? È l'idea per cui qualcosa che ti viene proposto, barra che si propone come unicorno, poi scopri che è rinoceronte, e viceversa qualcosa che pensi di conoscere, poi scopri che è altro da te o altro da quello che il tuo sistema culturale ti aveva fatto categorizzare da una parte, piuttosto che da un'altra. Quello che ti vorrei chiedere è, per quello che hai detto, diciamo, riassumendo questa idea di teoria della mostruosità del mostro, è abbastanza evidente, ma tu lo dici nel libro, che tutto ciò che è nuovo immediatamente, ma questo lo diceva già Eco nell'Ornitorinco, insomma, è una cosa che possiamo assumere come pacifica, come punto di partenza, diciamo, per discuterne, l'idea che il nuovo per definizione è inevitabilmente mostruoso. Per esempio, questa cosa la dice Frederick Jameson nel suo libro sulla letteratura di fantasia, dove parla di Frankenstein, ne parla molto bene un filosofo italiano che si chiama Marco Maurizi in un suo libro su Adorno. Cioè, il nuovo è immediatamente categorizzato come mostruoso perché da un punto di vista percettivo e consustanzialmente culturale noi proviamo ad aggiustare la nostra percezione del nuovo esattamente come ci immaginiamo i mostri, cioè mettendo pezzettini di quello che conosciamo assieme. Ecco, se vuoi dirci qualcosa su questo rapporto, che forse per come l'ho posto sembra scontato, ma in realtà non lo è, tra
novità e mostruosità, tra nuovo e mostro, tra quello che può diventare parte della nostra esperienza e parte della nostra enciclopedia e quello che fino a un secondo prima del nostro incontro era inaudito, impercepito e quindi appunto radicalmente nuovo. Sì, allora, così come me lo proponi, inevitabilmente come dire, almeno per la mia prospettiva, mi rimandi verso prospettive che sono già introdotte da Lotman in qualche modo, appunto l'idea di straniero che tu stesso citavi all'inizio, laddove la novità inevitabilmente ha, come dire, il sembiante di qualcosa che non mi è assolutamente familiare, di qualcosa che è nuovo. E tanto più questo nuovo è nuovo, tanto meno io avrò gli strumenti per accoglierlo in una dimensione familiare. E il mostruoso, fondamentalmente, se è qualcosa che scarta dalle categorie che abbiamo per accogliere, per comprendere quello che abbiamo, va a comprendere tutto ciò che si dà come nuovo, come radicalmente nuovo, che non sia semplicemente un restyling o una trasformazione di qualcosa che c'era già familiare, che diventa un problema molto sottile, perché tocca in un modo critico la questione del pregiudizio, diciamo così. Presentato in questo modo e senza fare un po' di attenzione, quello che diciamo è che finché viviamo in un mondo in cui i nostri pregiudizi marciano e camminano, laddove, come dire, il pregiudizio è la precategorizzazione, la precomprensione che abbiamo dei fenomeni che abbiamo intorno, tutto sembra andare regolarmente. Le cose si complicano appena usciamo dai pregiudizi. Allora, lo straniero è quella cosa che si trova immediatamente, la novità in generale, uso lo straniero, ma rispetto alla tua domanda, ciò che è nuovo. Ciò che è nuovo, in che modo riusciamo a collocarlo fra quello che già conosciamo, dunque, che i nostri pregiudizi, visto che pregiudizio è molto banalmente una forma di precomprensione del mondo. È il modo semplice e diffuso di precomprensione del mondo. In che modo i nostri pregiudizi vengono messi in discussione da questa figura nuova e qual è la tensione che si scatena fra dunque la necessità di decostruire questi pregiudizi e quindi scoprire che non sono più operativi proprio perché non riescono a rendere conto di questo fenomeno e la resistenza che invece questi pongono di fronte al nuovo. Allora, l'impressione è che il mostro emerga laddove noi non accettiamo di liberarci dei pregiudizi. La mostruosità, è il gioco di mantenere radicati, forti i nostri schemi, i nostri modelli di precomprensione e di fronte alle sfide che ci vengono poste, e semplicemente perché nel momento in cui le nostre categorie riescono a, come dire, a elaborarsi, a trasformarsi, a giocare con questo altro perde completamente tutta quanta la sua mostruosità e contemporaneamente perde la sua novità, diventa progressivamente familiare. Questione complessa, ovviamente non ho qualcosa che neanche che lontanamente assomiglia a una risposta. Quello che possiamo fare è, da semiologi, penso, provare a scavare e ragionare sui meccanismi, appunto, che vengono attivati in questo gioco di classificazione, categorizzazione, messa in discussione delle categorie che usiamo per confrontarci con il mondo, rimanendo, come dire, in questo grande filone hegeliano della riflessione. Visto che Non so se parlavi, ti ho risposto. ma io ti porto Sì. avanti, ti porterei avanti perché appunto questo discorso sui pregiudizi, sull'alterità, eccetera, trova nel cuore del libro una specie di estrinsecazione in un discorso riferito alla violenza. C'è un capitolo del libro che si chiama, mi sembra, Alterità e violenza, se non mi ricordo male, ma insomma siamo lì, in cui tu fai un lavoro articolato sul cinema di Joseph Losey. Partendo da un preambolo,
da un certo punto di vista, di nuovo, in questo libro emerge più di una volta una specie di sposalizio felice fra la semiotica e Deleuze, no? Che fornisce un'idea specifica di violenza. Però tu dici, effettivamente, si è poco ragionato sulla categoria della violenza, questa è una delle prime cose che dici, cioè, ci sono alcune cose molto note, ma in sostanza ancora ci sarebbe molto da dire. Allora ti chiederei come articoli l'idea di violenza, come la definisci e come in qualche modo da lì poi fai la tua analisi su un certo tipo di cinema che è quello di Losi, che è un cinema interessante proprio perché c'è la violenza, ma è una violenza celata, messa di lato, fatta di ombre, e però come tu noti, sebbene ci sia questa strana condizione paradossale di violenza che c'è ma non si vede, una delle chiavi comuni con cui tutti i critici leggono il lavoro di questo regista è che sia un lavoro che è violento. Allora, comincio facendo pubblicità. C'è una call in atto, il prossimo numero di Axiomatic dedicato per l'appunto alla violenza, lo sto curando con Denis Bertrand e Juan Alonso, e quindi ecco, il Molto discorso bene. sulla violenza lo riprenderemo, anzi sarà ripreso, e continuato là. Il motivo per cui si ritrova nel libro questa riflessione è che proprio il gioco di tensione che viene creato dalla presenza dello straniero, del mostruoso, del nuovo, questo qualcosa difficile da dire che in qualche modo invoca o una traduzione che sia rispettosa o letteralmente una cattiva traduzione, possiamo dire un ingabbiamento dentro gli strumenti che ho che vanno dunque a disconoscere, a cancellare l'alterità specifica dell'altro, si crea e si innestano inevitabilmente dei meccanismi di violenza. Anzi, potremmo dire che come dire, la violenza è quella cosa, è la forma che prende quella tensione intrattanziale, diciamo, di rapporto fra due soggetti nel momento in cui non si riesce a produrre una traduzione. Noi per dialogare dobbiamo tradurci, nel momento in cui la traduzione non si riesce a realizzare, non si produce, rischiamo che questa degeneri in violenza. La violenza è la necessità, come dire, di confrontarsi con l'altro quando non si riesce proprio a capirlo, a comprenderlo, a metterlo nella nostra prospettiva. E Lusey in questo, secondo me, fa un lavoro, come dire, eccezionale, fantastico, perché è quello che sviluppa è proprio questo grande discorso del confronto con tantissime forme di alterità. Sono le alterità di classe sociale, ad esempio, il confronto tra c'è il film forse più celebre di Lucy, che è Il Servo, The Servant, in cui c'è appunto il conflitto di classe. Che viene rappresentato come questo effetto di intrusione e di appropriazione della vita del signore da parte del servo, con dentro una violenza molto, molto marcata, senza che questa sia mai espressa in un atto di violenza vera e propria. Non c'è un alzare le mani, non c'è un colpire, non c'è un ferire, ma ci sono gli effetti della violenza. Questo forse vado un po' nella direzione di cui parlavamo prima della diretta, in cui riusciamo a leggere nei corpi iscritta questa violenza stessa. Ad esempio, è l'effetto del rattrappirsi progressivo del corpo della persona violentata e dell'espandersi del corpo della persona che invece pratica la violenza. Un espandersi che ovviamente non è un ingrossamento, ingrassamento, ma è una, come dire, appropriazione progressiva di tutto quanto lo spazio discorsivo, e il rattrappimento dall'altra parte è un ridursi progressivo dello spazio discorsivo che corrisponde anche a una, come dire, a una serie di posture del corpo che si trova sempre ad essere più ingobbito, accartocciato, rimpicciolito in questo letteralmente.
A partire da questo, come dire, ho provato a ripercorrere una serie di definizioni classiche della violenza, appunto da Benjamin ad Hannah Arendt, alla tanta filosofia politica che ha lavorato su questo, a Louis Marin, sul rapporto fra potere e violenza, per provare ad uscirne, in quanto che tutte le definizioni. Ho l'impressione che giochino su questo dare alla violenza come qualcosa di scontato. Tutti quanti sappiamo che cos'è la violenza. La violenza è la violenza. Basta nominarla e tutti quanti sappiamo benissimo che cos'è. Ma poi se proviamo a definirla, le cose non sono più così semplici. Se proviamo davvero a farci un'idea di che cos'è la violenza e come possiamo definirla. Allora ho preso una via, come dire, alternativa, che è quella che fa riferimento a questa idea di figurale, che era appunto la cosa di cui parlavamo prima, ovvero riflettere proprio su queste dinamiche di occupazione relativo dello spazio nei fenomeni di violenza, ovvero questo gioco di espansione e compressione che si gioca nei fenomeni violenti. Idea che riprendo rielaborando un po', appunto facendo un'analisi di una proposta teorica di Françoise Héritier, di un'antropologa francese, in cui l'idea è che la violenza abbia a che fare con il controllo delle soglie, sia una questione di controllo delle soglie e di nuovo, se volete, di passaggio da un lato all'altro di una soglia, di nuovo dunque la questione di uno straniero che si presenta e attraversa il luogo. E in questo confronto, in questa tutela della soglia, che cosa succede? Che il soggetto che si sente violentato è quello che riconosce un effetto di intrusione. La violenza è qualcosa che mi sembra di poter dire viene riconosciuta fondamentalmente da chi subisce la violenza più che da chi pratica la violenza. La violenza è un effetto. È un effetto subito ed è un effetto di, come dire, non rispetto di una soglia protettiva, che non è necessariamente fisica, può essere sì sicuramente quella del corpo, ma può essere anche quella sociale, culturale, che viene, che si sente o ridotta, ristretta, limitata con un effetto di compressione del soggetto violentato, o al contrario con un effetto di lacerazione, di strappo e di attraversamento. Mi veniva in mente a questo proposito, cito questa cosa in polemica implicita con una piccola cosa di Derrida sul gesto, è l'idea di gesto violento. Quando è che un gesto è violento? Un gesto è violento perché percuote il corpo? L'impressione è che non sia così. Come dire, l'esempio che faccio è anche una carezza. Può essere percepita come violenta quando è percepita come un atto di intrusione dentro una sfera privata. Sottoporre qualcuno a delle carezze che non desidera è un atto di violenza, è qualcosa che viene percepito, viene subito e sofferto come atto di violenza, anche se non c'è la percussione, il colpo, la forza o altro in questo gioco. Per cui l'idea è che in qualche modo dovremmo, al di là del senso comune, di nuovo provare a sganciare l'idea della violenza da un'idea di forza per pensare all'idea di questo gioco di soglie e di tutela delle soglie. Questo era un po'. E appunto, tornando all'Osei, io lavoro in particolare su un film che ha la violenza collettiva come tema esplicito, che è The Lawless, ma che ritorna appunto in una quantità di una grande quantità di film, di tanti film di Certo, Losey, per l'appunto, certo. Mr. Klein, così via. Sì, sono poi tutti pian piano menzionati. Insomma, non so se il corpo rattrappito di Gabriele vuole, visto che parlavamo di corpi rattrappiti, no? È un questo do. Sta segnalando la violenza che io sto esercitando in questo momento, parlando troppo, occupando lo spazio. C'è nell'aria un sapor Fontanigliani il berberghiano in tutto questo discorso, oltre che dell'esgattariano. Però no, chiedevo al corpo rattrappito di Gabriele se aveva letto il commento di Franciscu, la domanda di Franciscu. Sì, io infatti,
Evito di fare violenza perché ti metterei sotto torchio perché mi interessa la roba del figurale, ma ne parliamo Magari, tangenzialmente. magari poi Invece lo picchiamo però, se lo picchiamo proprio dopo fisicamente, lo picchiamo piuttosto. Sì, direttamente, sì, ha deciso che insomma, sarà così carino da farsi picchiare da noi. Picchiare. E invece faccio un buon servizio, leggo la domanda di Francesco Sedda che ci sta seguendo, che è molto interessante, tra l'altro mi interessa un sacco pure a me, cioè è per questo effetto di superamento della soglia, che la famosa metafora della guerra per parlare del virus e della pandemia ha avuto tutto questo successo? Cioè, è al di là del discorso di violenza fisica che tu giustamente tiri in ballo, è proprio l'idea dell'invasione. Io sto un po' decorando il commento di Sì. Francesco, è a questo che è dovuto il successo di questa metafora che tanto si è utilizzata e si utilizza. Prima della risposta dico solo che forse ha senso menzionare anche qui che è uscita recentissimamente una call curata da Tarcisio, molto vicina se vogliamo all'oggetto di questa domanda, magari dopo la sponsorizziamo anche in chat, scusate il commento. Prego. D'accordo, grazie, grazie Francesco, che appunto invece ricito anche per fare io pubblicità all'ultimo numero di Lexia, appena uscito, appunto curato anche da Francesco insieme a Paolo Sorrentino sulle isole, a cui ho l'onore di partecipare con un argomento che è in versione diversa, che è con taglio diverso, alcuni oggetti che sono presenti anche nel libro, che sono appunto l'immaginario, relativo all'immaginario insulare, il luogo tipico in cui i mostri si manifestano, per l'appunto da cui i mostri provengono, a partire da King Kong. Quindi ringrazio Francesco, oltre che per la domanda, anche per la curatela, per il lavoro, per questo numero di Lexia. Allora, se questa è una, come dire, una motivazione per la diffusione della metafora guerresca, dunque dell'emergere di un lessico che si rifà a temi sicuramente violenti, è una possibilità, è probabile. Ho l'impressione che tutte le volte che le soglie vengono messe in discussione, il tema della violenza emerge. Se questo è il tema specifico, forse c'è anche altro nella logica della convocazione della metafora guerresca per l'attuale virus, e che mi fa, non è, volendo, non è molto diverso, ma è la questione della difesa che è in gioco. Sì, c'è un'invasione degli ultracorpi, con citazione questa volta dalla fantascienza, che proviene da un altro mondo. Dunque, la nuova ricerca, il virus ovviamente non è mai autoctono, come sappiamo. Bisogna sempre inventarsi un altrove ideale da cui proviene. Era Wuhan per il coronavirus, è la foresta africana per Ebola, è qualcosa che è comunque lontano dal nostro mondo quotidiano, e da là supera delle soglie e ci raggiunge. Io mi soffermo su questo tema della diffusione virale nel libro, nel capitolo che invece ha un altro mostro come riferimento, che è il Nosferatu, che appunto è un film che ruota intorno all'epidemia di peste, al rapporto fra vampirismo e diffusione epidemica, per l'appunto. E la necessità di un'alterità, di un luogo altro per immaginare l'origine del male ricorre in tutte le nostre narrazioni, in cui cerchiamo di fare i conti con questo fenomeno mostruoso. Il virus, il Covid, è sicuramente uno dei mostri, come dire, perfetti di questo nostro tempo, di fronte al quale proprio nel attraversamento di una soglia si scatena la necessità di un fare fronte comune, di organizzare delle difese, di come dire, trovare modi di resistere a questo oltrepassamento che è indesiderato. Da cui un effetto sicuramente di violenza. Tutti noi sentiamo la violenza del virus sulle nostre vite quotidiane, sulle nostre pratiche quotidiane e quant'altro. Per cui a Francesco, sì, in qualche modo,
Penso di sì, ovvero penso che questa, come dire, più che non so se è la causa, ma penso che questo modo di descrivere possa essere efficace anche per ragionare sul modo in cui viene letto dai media, soprattutto la diffusione del Covid. Sì, se io posso fare una chiosa totalmente personale sulla questione della metafora della guerra, penso che, diciamo, è sostanzialmente, questo è proprio il mio pensiero personale, è sostanzialmente antisemiotico come pensiero l'accanimento, un po' bacchettone, un po' molto semplificatorio. Citando sempre le stesse cose, cioè la Coffey Johnson, Susan Sontag, che tutti conosciamo e amiamo, ma diciamo l'idea prescrittiva del valorizzare in maniera totalmente negativa questa metafora della guerra, che evidentemente ha una serie di ragioni che sono molto profonde, perché così antropologicamente radicate nel cercare di inquadrare questo fenomeno. E quindi diciamo che mi ha fatto molto specie vedere, cos'era, aprile, credo, sì, i primi di aprile, vedere Sì. questo sollevamento generale di opinionismo, filosofi, linguisti, eccetera, che hanno un po' troppo bacchettato in maniera prescrittiva questo uso della metafora della guerra, quasi come se non esistesse altro nel nostro orizzonte semiotico che non l'efficacia simbolica, e quindi convocare guerra voleva dire immediatamente creare disastri. Ma chiudo immediatamente la parentesi. Tarciso, io appunto ti vorrei sfilettare sul discorso del figurale, che mi interessa un sacco, ma invece no, perché sarebbe troppo egoistico. Invece ti chiederei, sempre seguendo le mie predilezioni, però sperando di fare un buon servizio di presentazione del libro per i nostri lettori, ti chiederei qualcosina sul dittico finale del libro, che è invece, come diceva Bruno, che ha citato la sua parte preferita, in realtà questi due sono stati sicuramente la mia parte preferita, cioè il saggio su Matthias Grunewald e quello sull'acqua verde di Fenoglio, che, come ti dicevo già off camera, tu presentasti tanto tempo fa qua a Torino, e mi aveva già colpito all'epoca, mi era piaciuto veramente tanto. Dico due parole e poi ti lascio totalmente la parola a te. Cioè, allora, il saggio su Grunewald è, secondo me, molto veramente bellissimo, perché è metodologicamente fantastico, iperaccuratissimo, e fa vedere proprio, esercitandosi su un oggetto speciale come la pala di Grunewald, quali sono le peculiarità di un approccio semiotico rispetto a un testo visivo e figurativo come quello, che è veramente complesso da andare a disimplicare. E quindi è bello su due livelli: parla di una cosa bella in maniera bella, e metodologicamente bello, mi è piaciuto veramente tanto. Lì, per fare uno spoiler che però secondo me ingolosisce il lettore nell'andarsi a leggere com'è che si arriva a questa conclusione, tu sostanzialmente spieghi che quella macchina pittorica, come giustamente la definisci, di Grunewald, è un dispositivo che cerca di mettere in comunicazione spazi e tempi differenti, e riesce nella magia, passami questa semplificazione, di trasformare la storia in discorso in termini benvenistiani. E c'è tutto un lavoro tra testo e contesto molto bello che fai. Insomma, secondo me quel saggio è una bomba, andatevelo a leggere voi che comprerete il libro, è molto bello. Questo saggio qui ha il suo rispecchiamento al contrario, ha il suo, diciamo, enantiomorfismo da un punto di vista della teoria che tu porti avanti nel libro, in quello conclusivo sull'acqua verde di Fenoglio. Cerco di essere ipersintetico. È il racconto, per come ce lo spieghi tu, insomma, è il racconto di come, attanzialmente parlando, un suicidio che non viene mai detto che tale diventa un omicidio, praticamente, e quello che viene ucciso è l'altro da sé che scopriamo di avere dentro di noi, anche se detta così sembra una frase da Bacio Perugina, mi perdonerai, ma è per fare capire quello di cui poi effettivamente parla sia il racconto che la tua analisi. Ecco, concludendo, scusami, ma volevo spendere due parole belle su questi due saggi belli. Tu fai un ribaltamento proprio in chiusura di tutto, dicendo: se in Grunewald c'è un dispositivo, e lì mi attacco al discorso del figurale, ecco, c'è un sottotesto che è quel confine che c'è tra l'enunciazione e la cultura, sostanzialmente, che informa tutte le semiotiche oggetto, convocate, bla bla bla, che è il figurale. E in Grunewald è l'apertura e la comunicazione tra spazi e tempi che non riescono solitamente per noi a essere messi assieme.
In Fenoglio c'è l'opposto, cioè è un racconto di come, da un punto di vista appunto come dici tu, figurale, sotto c'è il movimento dell'andare verso una chiusura. Non spoilerò qua né il racconto di Fenoglio né quello che dici tu, però dici che c'è proprio questo ribaltamento molto forte, chiudo, e dici, finora abbiamo parlato di apparati di cattura, questo libro è tutto su questa nozione qui. Fenoglio ci mostra, e questa è la chicca finale, diciamo, quale può essere una strategia di fuga da questi apparati di cattura. Quindi, dopo tutte queste robe che ho detto complicate, perché tengo insieme cose che mi interessava dire e dirti per stimolarti, la domanda, se la devo fare in una frase, è: qual è questo molto semiotico, anzi metasemiotico, dispositivo di, scusami, questa strategia di fuga che Fenoglio mette in atto nell'acqua verde, rispetto a tutto quello che tu hai detto praticamente prima nel libro? Allora, prima permettimi di dire un'altra cosa sulla guerra soltanto, ti ho fatto fare tutta la domanda, tutto il tuo discorso, torno indietro, nel senso che le metafore sono cose complicate, e allora bacchettare sul fatto che è stata usata una metafora, sono d'accordo con te, non prendo in considerazione il fatto che una metafora può convocare una quantità enorme di significati e non portarsi dietro soltanto le macerie dell'esito della guerra, non soltanto la figura di un aggressore che arriva dall'esterno e nei confronti del quale ci si divide o viceversa, di una chiamata alle armi collettiva per cui tutti devono combattere, presa fin troppo sul serio con le bandiere italiane appese ai balconi, come se davvero fosse, come dire, un allarme necessario di tutto il popolo contro uno straniero che si appresta, ma d'altro lato era se anche, ad esempio, la convocazione di quello che un altro filosofo direbbe uno stato di eccezione, ovvero il cercare di fare i conti con un momento che sembra sospendere i modi di vita Chiaro. attuali, e quello della guerra è metaforicamente uno dei momenti in cui la vita civile viene sospesa e tutte le regole cambiano e così via. Per cui quando diciamo guerra, di nuovo da semiologi chiediamoci cos'è che stiamo dicendo, altrimenti non ha molto senso. E poi vengo velocissimamente invece a tutta la tua questione. Grazie per l'apprezzamento del lavoro su quell'opera meravigliosa di Matthias Grunewald. Così continuiamo a chiamarlo così, visto che non sappiamo chi davvero fosse Grunewald. Diciamo che lui da questo punto di vista è già un altro a sua volta, ecco, la sua figura è già quella di un altro. Assolutamente, è uno di quei casi bellissimi in cui, come dire, abbiamo un autore modello ma non un autore reale, perché non avendo un autore fisico ci siamo dovuti inventare la storia di un autore per riempire il vuoto di un'istanza enunciante. C'è qualcuno che l'ha fatto, sicuramente il politico, non abbiamo un nome storico, abbiamo inventato una serie di profili più o meno coincidenti per riempire storicamente questa posizione, che è un'opera di una grandissima complessità. Non mi soffermo ovviamente a raccontare l'analisi perché, come ti ringrazio, hai detto, è piuttosto complessa, piuttosto articolata, richiede un po' di entrare in tutti i meccanismi della rappresentazione figurativa che vengono messi in gioco. E c'è una ipotesi, come dire, che ci colloca come semiotici, che ci viene, come dire, chiesta continuamente, che è la nostra posizione nei confronti uno del lavoro di altre discipline, quindi come si colloca la semiotica rispetto alla storia, rispetto all'antropologia, rispetto alla storia dell'arte o all'iconografia in questo caso. E dall'altra è il concepire le nostre interpretazioni come interpretazioni che hanno un valore, diciamo così, astrattamente assoluto, in una visione strutturalista classica, per cui, come dire, sono soltanto le nostre categorie che ci permettono di vedere quello che c'è, e dunque oggettiviamo dei contenuti, dei significati presenti nel testo, oppure è necessario un lavoro di comprensione
collocazione storica anche della prospettiva analitica, ovvero i significati che noi disimplichiamo dal testo. Questa, come dire, battuta che ritiro fuori, ma visto che siamo fra amici semiotici, non penso che vada ripetuta continuamente. La semiotica non ha mai pensato, almeno in epoche recenti, di interessarsi, di capire qual è il significato del testo. Il significato del testo non esiste, ci sono i significati nel testo, che sono quelli che noi proviamo ad articolare, ad esemplificare, e ovviamente che non riusciremo mai a esaurire completamente, proprio perché ci sono i significati nel e non il significato del testo su cui bisognerebbe essere tutti quanti d'accordo. E dunque, ma questi significati nel testo si pongono, come dire, in gradi molto diversi a seconda che noi ci immaginiamo la presenza di fronte a questo oggetto di noi visitatori del museo di Interlinden a Colmar oggi, o che fossimo degli ammalati di lebbra o del fuoco di Sant'Antonio dentro il monastero di Isenheim alla fine del Cinquecento, nella seconda metà del Cinquecento. Che ovviamente implica il confronto con, chiamiamole così in modo molto banalizzante, visioni del mondo, comprensione del rapporto fra dell'uomo rispetto alla malattia, rispetto alla divinità, rispetto all'altro mondo, rispetto alla presenza vera dell'inferno e del paradiso, dei canali di comunicazione continui fra queste dimensioni e la vita quotidiana dell'uomo. Viviamo in un mondo, quello ovviamente, che ci possiamo immaginare della cultura, della provincia, franco-tedesca, appunto, di metà Cinquecento, in cui la presenza del male e la presenza della divinità sulla terra sono presenze concrete, sono, come dire, sono forze che agiscono effettivamente. E una rappresentazione non è semplicemente l'illustrazione di qualcos'altro, soprattutto in questo caso, ma è un modo di fare i conti con queste presenze, un modo di, questa è la mia idea di questo grande portale di comunicazione con l'altro mondo, un po' la Dan Brown, così semplificato, in cui questo mondo entra in contatto fisico con questo mondo e l'altro, in cui crea, come dire, canali di accesso verso il polo valorizzato euforicamente, ovviamente, del paradisiaco, e meccanismi di difesa contro l'inferno che preme direttamente, che sfonda le finestre all'interno del quadro, comunque con il male che entra materialmente nel nostro mondo, se non ci fossero, come dire, le armi di difesa, anche in questo caso allestite da Sant'Antonio, esorcista, che occupa storicamente nella geografia questa posizione, e dunque crea una posizione per i malati che è molto, molto tesa, molto complessa nel trovarsi presi fra queste due vie e nel fare i conti con la malattia. Che questo è un po' il contenuto dell'analisi, può essere, come dire, affrontata e combattuta soltanto nella misura in cui io credo in una promessa di salvezza, che è quello che il politico in qualche modo propone, e non faccio altro spoiler, mi fermo su questo. Rovesciamo, passo molto velocemente, visto che sono già le 6 all'ultimo capitolo del libro, così siamo andati più o meno linearmente verso il fondo. Trovo che il racconto di Fenoglio sia, come dire, al pari del politico di Grunewald, un'opera meravigliosa, uno dei grandi racconti, sicuramente uno dei più grandi della letteratura italiana, proprio per la sua crudeltà e per la sua sinteticità con cui ci presenta, come dire, senza il minimo patema, diciamo così, anzi riducendo il coinvolgimento patemico assolutamente al minimo, come un fatto brutalmente naturalistico, un atto estremo come quello del suicidio. E trovo, come dire, quello che cerco di mettere in evidenza dal mio punto di vista, quello che mi è molto piaciuto è proprio la strategia adottata da Fenoglio per, come dire, sottrarre questo atto estremo da tutti i meccanismi banali di precomprensione del suicidio. Allora, nella misura in cui l'apparato di cattura è in qualche modo
l'emblema del, potremmo dire, di tutti i nostri pregiudizi, nel senso da cui non possiamo neanche liberarci, nel senso possiamo, come dire, farci i conti ma non liberarcene. Noi non possiamo fare i conti con l'ignoto senza andargli incontro con ciò che c'è noto e dunque che ci dà una precomprensione del fenomeno. Quello che fa Fenoglio è proprio disegnare una linea di fuga rispetto a questo, fare i conti con tutti i meccanismi di precomprensione abituali e invitarci a una prospettiva diversa in cui appunto nel momento, questo passaggio bellissimo, centrale, il momento in cui dello stupore profondo sul volto del soggetto nel modo in cui, nel momento in cui scopre di essere abitato da altro e che ciò che lui cercava di fare non corrisponde a ciò che tutto se stesso sta facendo, sta pensando, c'è una, come dire, tensione naturale del corpo nei confronti della natura che entra in tensione con questo e il rifiuto di qualsiasi tipo di tensione, con quella conclusione, vabbè, su questo forse non so se si può fare spoiler, cioè credo che sia una delle frasi più, come dire, raggelanti, una delle scene più raggelanti della nostra letteratura, il tentativo di cercare un aiuto in alto verso il cielo, immaginando che da lì possa arrivare una voce, qualcosa, cioè, antimanzonianamente c'è cioè soltanto il sole che ti acceca quando provi a guardare, in alto. Molto, molto anche cinematografica come figura, no? Quella dello sguardo in Sì, alto. assolutamente. Senti Gabriele, io, come dire, ci sarebbe molto altro, non so se cogliete il gioco, no? Ma forse abbiamo, io spero, reso, io avrei anch'io la mia opinione da dire sulla questione della metaforizzazione bellica, ma la lasciamo per un'altra occasione, ma mi accodo perfettamente a voi, ecco, per dire, e penso. Vabbè, no, lasciamo perdere. Non voglio essere polemico. Niente, c'erano tante altre cose appunto che secondo me erano interessanti, come tutto il discorso anche delle tipologie poi geografiche dell'alterità che vengono esplorate in questo libro. Naturalmente dall'isola, che è un tema che tu hai già esplorato in passato e che riesplori poi nel volume di Lexia in uscita, curato da Francesco Sedda e Paolo Sorrentino. Il volume è molto, molto, molto lungo anche, quindi noi abbiamo cercato in un'oretta di, come dire, attraversarlo un po', no? Sperando di averlo fatto bene. Io non credo ci siano altre domande, Gabriele, quindi forse chiuderei qui, ringraziando ancora una volta Tarcisio Lancioni perché è stata, secondo me, una chiacchierata molto bella, almeno da parte mia, rilanciando il volume che voi avete visto comunque. Ma che questo qui, come vedete, è un bell'oggetto e inseguiremo ancora unicorni. Fra l'altro è interessante che gli unicorni in questo volume compaiono poi alla fine, no? O forse non compaiono gli unicorni, ma compaiono i rinoceronti, questo non ci è dato, capirlo. Alterità Questo immaginate bisogna. e dinamiche culturali. Grazie mille, Tarcisio. Grazie a voi, è stato piacevolissimo. Occasione per discutere, non del libro, ma a partire dalle vostre domande, di tutta una quantità di cose di cui è bello parlare ogni tanto, così da segnarti. Quando vuoi siamo qui, quando vuoi siamo qui. Tarcisio, grazie mille. Un ottimo regalo di Natale, ripeto. A ulteriore servizio abbiamo linkato nei commenti la call sulla violenza di cui parlava Tarcisio, quindi avete tutto l'universo semiotico di cui abbiamo parlato, lo trovate all'interno del video e dei suoi commenti, ecco. Ecco, allora per prima di salutarci, settimana prossima abbiamo un incontro che potete tranquillamente saltare perché non ne vale secondo me la pena. Un libro mediocre, trascurabile, chiaramente nato dalla polvere, che è questo volume qui, è di Gabriele Marino, Frammenti di un disco incantato. Credo che il titolo sia una citazione, ma non sono sicuro di questo. E niente, quindi insomma, prendetevi la settimana libera, ci vediamo fra 2 settimane. Noi comunque la settimana prossima saremo qui per dovere. Grazie ancora a Tarcisio Lancioni, che forse non lo sa, ma se lo sa, la tradizione vuole che noi si dica 3, 2, 1, sigla.